Un diplomatico e luminoso saluto a tutti con il 49esimo Ugly Unboxing, che spero andrà molto velocemente perché è quello del Mega Drive Mini 2 e sono veramente sorpreso dalle dimensioni estremamente ridotte di questa scatola, devo dire. Cioè, già quella del primo Mega Drive Mini, che bello il riflesso della ring light lì. Già quella del primo Mega Drive Mini era piccola, adesso vediamo quanto mi cascherà sta lampada. E questa qui è veramente, cioè potete vedere, minuscola. E beh, allora l'aspetto della scatola richiama chiaramente quella del Mega Drive 2 in maniera molto fedele. Ci sono le consuete avvertenze in francese. Qui c'è una lista dei giochi con le loro licenze, che però sono messi con maggior dettaglio qua dietro. Con anche le immagini, cioè, sì, immaginate. Senti, qua c'è la lista completa, ci sono i titoli interessanti. E anche un po' di secondo piano, oltre ai giochi del Mega CD. E qui sono molto curioso di provare Robo Aleste e Sylphid. Poi c'è i titoli interessanti, abbiamo Rolling Thunder 2, Rister, che è un po' un rivale di Sonic su quello con la stellina. Bonanza, però, se non capisco perché l'abbiano rimesso. Idem Alien Soldier, Clay Fighter, bella trascionata. Viewpoint, che immagino sia quello del Neo Geo, chissà. Vi farò sapere quando avrò modo di testarlo. Spero presto. E poi c'è Outrunners di Granada, che è uno sparatutto con cavarmatino, cioè, praticamente una versione aggiornata del classico Tank della Namco, fatta, non mi ricordo che comunque si vede parecchio in giro nelle ultime raccolte tipo Evercade, Endstream, però sì, ha il suo bel giocare. Iniziamo ad aprire. Vediamo, tutto è spazio estremamente compatto, tra l'altro, dove che l'hanno scritto, include una console e un pad, veramente il minimo, non hanno messo, ovviamente non c'è l'alimentatore, figuriamoci, chissà se c'è il cavo USB, c'è, bene, questo c'è. Per mantenerci al massimo del risparmio, ecco, non è un USB-C, è un mini USB, ma tanto. Adesso mi scaccolo. Cavo HDMI di cittadinanza. È venuto il cavo USB, vabbè. Vediamo. Controlle con una busta bella grande, da qui non tirerò fuori i cavi perché sennò viene l'inferno, poi li metti dentro. Controlle, veramente bello, con 6 tasti questa volta. Bello, anche un bel feeling solido. Questo video raggiunge livelli autistici notevoli, ma ci piace così. Anzi, mi piace, visto che questi video sono una roba da esclusivamente mia. Veniamo all'oggetto più piccolo in assoluto, la console, cioè veramente uno schizzetto minuscolo. C'è lo sportellino, è funzionante ovviamente per finta, infatti dentro si vede che non c'è niente. Qui hanno addirittura riprodotto il gancio, cioè l'attacco per il anche questo vuoto, l'attacco per Mega, no, il 32X, c'è sì, l'attacco, la porta d'espansione. Qua ci sono tastino, accensione e reset, molto classici, e due porte USB per inserire i controller. Vediamo, non hanno messo Death Live, allora, indicazioni penso sulla distribuzione. E faccio rivedere il retro. Ah sì, dietro c'è
Ho fatto vedere sotto, adesso faccio vedere il vetro per prima volta. Sono normalissimi, cioè, normalissimi attacchi dell'HDMI e della presa USB per l'alimentazione. Direi che è molto molto spartana. Speriamo che sia divertente come console. E beh, direi che ho fatto un video effettivamente molto breve e molto illuminato. Infatti anche questa volta la ring light mi sta bucando la retina. Quindi, detto questo, io vi ringrazio per aver avuto la pazienza di guardarlo e vi saluto al prossimo Ugly Unboxing. Ciao a tutti.